e l'astrazione. L'astrazione, il pensiero, è quasi l'ascesi. Solo tu puoi dirimere questa matassa che ti ho affidato. Riuscire a mettere insieme queste due cose, io credo solo nel corpo, e l'astrazione non è un evento dell'anima, ma è la modalità con cui da molte situazioni eterogenee e simili si ricava un concetto. Ma sono stato colpito da una parola che ha detto Brizzi prima, Wanderung. Io la dico in tedesco, tu l'hai detto in inglese, Wanderung. E qui cade la differenza radicale tra il viaggiatore e il viandante. Perché il viaggiatore ha visto una meta. Il viandante lo descriveva molto bene, lui si lascia affascinare dai percorsi che cammina. Il viandante non ha mete, a differenza del viaggiatore, per il quale dalla partenza all'arrivo sono tutti interluoghi, al limite neppure da considerare, anzi forse fonte di noia. Mentre il viandante, non avendo una meta, si innamora di tutti i luoghi e soprattutto, a differenza del viaggiatore, deve fare delle scelte, deve decidere di volta in volta, senza mappe, decidere se passare un fiume di qua o di là, decidere se aggirare un monte o salirlo, decidere di volta in volta. Che a me pare un po' la simbologia del nostro tempo. Non abbiamo più morali dai principi assoluti, non abbiamo più un referente come poteva essere una volta la natura, per cui ci si doveva comportare secondo la natura. Una tecnica ci scaraventa problemi che né le morali né i riferimenti all'immutabilità della natura consentono di risolvere. Dobbiamo decidere di volta in volta, dobbiamo diventare soggettivamente dei viandanti. È chiaro che ogni decisione ha una dimensione tragica, perché è molto più comodo dedurre da principi i nostri comportamenti. Invece, come i viandanti, bisogna di volta in volta scegliere. Per questo sarebbe necessario, qui utilizziamola pure questa parola filosofia, sarebbe necessario interiorizzare l'atteggiamento del filosofo, che a differenza dell'uomo sapiente o dell'uomo di religione, non ha una meta, non sa qual è il percorso, non dispone di una verità. Socrate, nell'inaugurare la filosofia, parla di sé come di un ignorante, ma proprio in questa definizione lui stabilisce che gli uomini hanno dentro di loro la verità, basta tirargliela fuori. Platone usa un'immagine bellissima, come Glaucone, la statua di Glaucone nel fondo del mare, pieno di conchiglie, cespugli e erbe, al punto che Glaucone non è più riconoscibile. Tiriamola fuori e puliamola e apparirà nella sua bellezza Glaucone. Così la verità è dentro di noi, tiriamola fuori, ripuliamola e salterà fuori la verità nel coacervo e nell'infingimento delle opinioni. Questa è la filosofia. Non c'è una verità che ti viene da un Dio, non c'è una verità che ti viene da un sapere. La filosofia non è la sofia, i sapienti sanno, i filosofi non sanno e perciò cercano e amano questo tragitto, questo camminare, questo andare per. Un giorno Socrate, incontrato Fedro, dice: ma andiamocene via da Atene, qui ci sono solo i mercanti, gente che sa farti conto, andiamo a Megara e cominciamo a parlare delle cose che stanno in fondo ai nostri pensieri. Ecco, la filosofia come, non come viaggio, ma come angoscia del viandante che non sa, che deve decidere ogni volta, senza avere una mappa, senza avere uno schema, senza poter dedurre il suo percorso da un tracciato già noto. Sembra quasi, Umberto Galimberti, l'intenzione, no? Cioè la maniera in cui ci si dispone al viaggio del pensiero. Ma allora ugualmente esiste un pensiero del viaggiatore ed esiste un pensiero Wanderung, cioè la reverie corrisponde alla Wanderung, corrisponde al viaggiare senza meta prefissata, ma con appunto l'apertura al dubbio, per esempio, o anche alla deviazione, alla divagazione. Certo, ma per arrivare a questi pensieri bisogna liberarsi di tutte le religioni.
anche il cristianesimo parla della vita terrena come di un transito, come di un viaggio un po' malinconico, perché talvolta la definisce una valle di lacrime, però c'è una meta, quindi c'è una direzione, quindi c'è un senso nella duplice accezione di significato e di direzione, e quindi c'è quiete alla fine. Io penso che ci si ricovera nelle religioni, non si vive l'angoscia dell'incertezza, della precarietà, eccetera. Ecco, invece i greci no, non hanno, i greci, cito loro, l'abbiamo appena sentito adesso con quelle immagini potenti che Omero ci ha regalato, e abbiamo sentito molte volte ripetere il modello di mortali. Bisogna prendere sul serio la morte, perché se cominciamo a ipotizzare una vita eterna abbiamo già una meta, sappiamo già quello che dobbiamo fare, conosciamo i 10 comandamenti, aggiungiamo i precetti della Chiesa, assumiamo un itinerario noto, non siamo più noi soggetti ma semplici esecutori di un messaggio. Questo non è più un viaggio, è un percorso, è un transito, c'è una meta sullo sfondo. La filosofia è un'altra cosa, è molto più drammatica, molto più tragica. Nietzsche lo dice bene, Socrate ha dovuto ragionare de rigueur per riuscire a salvarsi dal tragico. C'è una dimensione tragica nell'uomo, perché l'uomo nasce e può vivere solo costruendo un senso in vista della morte, che è l'implosione di ogni senso. Si chiama tragedia questa cosa qua. E purtroppo la grecità non c'è più, non abita più i nostri animi, non è più una condizione psicologica la grecità, perché, come dice bene Nietzsche, il cristianesimo ha vinto attraverso quel colpo di genio del cristianesimo che è la garanzia dell'immortalità. All'interno di questa garanzia non siamo più viandanti, non cerchiamo più la verità, già la conosciamo, abbiamo la parola di Dio, che cosa di più garantito di questo? Approfitto ancora un po', poi ovviamente possono intervenire anche Brizzi e Pepe, quando lo vogliono. Però dicevi prima che non esiste più nell'epoca, nell'era della tecnè, non esiste più precisamente quella linearità di senso, no? Cioè che non abbiamo più la cornice della fede o delle fedi o delle religioni che danno appunto, che inquadrano questa angosciante ricerca. L'altra cosa invece esiste ancora, o è frammentata e polverizzata anche quella, cioè il pensiero Wanderung, il pensiero filosofico, sopravvive oppure in qualche maniera è anch'esso polverizzato in quella che tu chiami l'epoca della tecnè? Sì, dunque, l'epoca della tecnica è un'epoca senza senso, nel senso che la tecnica è la più grande volontà di potenza, e come ci ricordava Nietzsche, che cosa vuole la volontà di potenza, si chiedeva Nietzsche, e la sua risposta era: vuole se stessa. Tutti noi vogliamo la tecnica e continuiamo a concepirla come un mezzo a disposizione dell'uomo, ma non è più così, lo era quando era modesta la tecnica. Adesso la tecnica è diventata la forma, il nostro ambiente, la forma del mondo, e noi siamo diventati tutti più o meno, in qualsiasi attività noi si svolga, dei semplici funzionari di apparati tecnici. Che cos'è la tecnica? Non sono le macchine, quelle tecnologie, non sono i computer, non sono i telefonini, non sono le automobili, quelle tecnologie. La tecnica è la cosa più importante, è la forma più alta di razionalità raggiunta dall'uomo, più alta ancora dell'economia, perché l'economia soffre ancora di una passione umana che è la passione per il denaro. La tecnica è libera da tutte le passioni, è razionalità pura, è rigore. La sua dimensione razionale consiste nel fatto di raggiungere il massimo degli scopi con l'impiego minimo dei mezzi. Non ha senso la tecnica, perché il suo tempo non è un tempo escatologico come quello delle religioni, dove alla fine si realizza quello che all'inizio era stato annunciato. Qui c'è un grande viaggio da fare nell'ambito delle religioni. La tecnica no, vive del recente passato e immediato futuro, oggi e domani, perché un mezzo è un mezzo se lo scopo è qui, e uno scopo è uno scopo se il mezzo è qui.
Se io devo comprare una casa devo avere il mezzo, cioè i soldi qui, non tra 10 anni. Oppure se hai i soldi e le case non sono disponibili, quei soldi non sono un mezzo. Allora mezzo scopo, questo è il procedere tecnico. In vista di che? Ah, di nulla. L'unico ideale della tecnica è efficienza e produttività e quindi mancanza di senso. Io sono convinto che il rigurgito delle religioni di questi tempi è dovuto proprio alla carenza di senso dell'ambiente tecnico. Non è una rinascita religiosa perché la gente ha bisogno di Dio, la gente ha bisogno di senso e siccome la tecnica non glielo fornisce lo va a cercare in quelle forme dove l'ha conosciuto. Dove l'ha conosciuto e la forma più alta è senz'altro la dimensione religiosa. E allora siamo un po' tutti spaesati in questa dimensione tecnologica, in questa figura di razionalità molto rigorosa che non ha in vista la realizzazione dell'uomo ma ha in vista solo l'efficienza della dimensione produttiva e l'uomo deve diventare progressivamente come il computer che ha davanti, rispetto al quale è un po' inferiore perché l'uomo si ammala, talvolta si deprime, le donne restano incinte, ci sono delle defaillance antropologiche rispetto alla rigorosità della macchina e sotto questo profilo dobbiamo diventare rigorosamente come delle macchine e in ciò c'è una ribellione interna donde da un lato lo spaesamento oppure il ricovero negli scenari di senso offerti dalla religione. E suppongo che questo non sia mai accaduto prima nella storia dell'umanità. Sì, perché prima abbiamo avuto tante epoche, abbiamo avuto l'epoca romana, l'epoca medievale, abbiamo avuto l'umanesimo, il rinascimento, l'illuminismo, il romanticismo, ma non abbiamo mai avuto la tecnica, che non è un'epoca che si aggiunge alle altre epoche, è un'epoca che stravolge radicalmente la condizione umana. Hegel nell'annunciare questo evento, all'epoca sua non c'era ancora la tecnica ma lui aveva capito perché di solito ogni tanto c'è qualche filosofo profeta, Hegel diceva che i problemi nascono quando un fenomeno aumentando quantitativamente determina un mutamento qualitativo del mondo e fa un esempio molto semplice, se io mi tolgo un capello sono uno che ha i capelli, se me ne tolgo due sono ancora uno che ha i capelli, se me li tolgo tutti sono calvo. Aumento quantitativo di un gesto, cambiamento qualitativo del paesaggio. Questo principio hegeliano l'ha catturato Marx, il quale ha detto: tutti pensano che il denaro sia un mezzo per produrre beni e soddisfare bisogni, ma, dice Marx, il denaro aumenta quantitativamente. Fino a diventare la condizione universale per soddisfare qualsiasi bisogno, per produrre qualsiasi bene, allora il denaro non è più un mezzo, ma è il fine per ottenere il quale si vedrà se produrre beni e in che misura soddisfare bisogni. Adesso possiamo applicare questo ragionamento di Hegel anche alla tecnica. Se la tecnica è la condizione universale per realizzare qualsiasi scopo, la tecnica non è più un mezzo, ma è il primo scopo che tutti vogliono, perché senza quel mezzo che è il primo scopo, tutti gli altri scopi diventano sogni. Sono passati 20 anni da quando è crollata l'Unione Sovietica, adesso penso che tutti quanti siamo persuasi che l'Unione Sovietica non è caduta perché la gente aveva fame, perché non era libera, perché non poteva espatriare. Non sono mai le ragioni umanistiche che determinano i grandi sconvolgimenti. L'Unione Sovietica è crollata perché la sua tecnica nel 1989 era infinitamente inferiore alla tecnica del suo antagonista. E se lo scopo del comunismo era quello di diventare mondiale, così come lo scopo del capitalismo è di diventare mondiale, se per arrivare a questi scopi bisogna disporre di un'armatura tecnica, è chiaro che coloro che non hanno questo grande mezzo finiscono per implodere. Non era così nel 1960, quando la Russia era leggermente superiore, l'Unione Sovietica era leggermente superiore in termini tecnici al suo antagonista americano.